4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency, come on and say, oh, 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 oh. Buonasera e benvenuti nel secondo appuntamento della nostra Chieri Web TV. Siamo nell'ambito della rubrica Accademia del Dialogo e stasera avremo un appuntamento importante perché parleremo di mobilità sostenibile. Abbiamo con noi il professor Indurri che ora vi presenterò. Ma prima di introdurre l'argomento, volevo appunto dirvi che l'Accademia del Dialogo è una delle 5 rubriche che trattiamo nella nostra web TV. Le altre rubriche appunto sono Ciò che vale, Pausa Caffè, che sono, tratteremo dei temi sulle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, Cibo, Comunità e Salute, quindi parleremo di cibo naturale, di cibo sano e avremo possibilità di intervistare e agricoltori ed esperti nel settore. Poi avremo ancora un'ulteriore rubrica con il Picchio Verde. Il Picchio Verde è la rivista, il nome della rivista di cui Ciò che vale, l'associazione Ciò che vale è editore e si occupa appunto di promuovere il territorio e valorizzare il territorio del Chierese, del Pianalto e del Basso Monferrato. Infine l'ultima rubrica è la WA Piemontese. Pista la WA Piemontese è il progetto di punta dell'associazione Ciò che vale e che avremo modo appunto nelle successive puntate di approfondire descrivendone un po' gli obiettivi, i valori e la mission stessa di questo progetto. Ma ritorniamo all'argomento della serata, la mobilità sostenibile. Come dicevo, abbiamo con noi, e lo ringrazio di essere qui in questo incontro, il professor Giuseppe Indurri. Il professor Giuseppe Indurri è docente di fondamenti di trasporti e delegato del rettore per la mobilità all'Università di Ingegneria di Catania. Ecco, e nello stesso tempo il professor Indurri riveste anche una carica come vice coordinatore mobility manager delle università a livello nazionale. Bene, intanto grazie Giuseppe di essere qua e insieme a Giuseppe abbiamo anche Pietro Mellano. Pietro Mellano è uno dei giovani della redazione di Chieri Web TV e in questa seconda edizione della Web TV noi abbiamo anche ampliato la nostra redazione con numerosi giovani che trattano i vari argomenti, quindi delle interviste, partecipano alla redazione, alla grafica, alla gestione dei social media e anche e soprattutto abbiamo un gruppo di videomaker che ci permetteranno di fare anche dei servizi esterni. Bene, la mobilità sostenibile è uno degli argomenti che fa parte un po' delle agende di tutti i governi europei ed extraeuropei. È importante la mobilità sostenibile perché oggi si parla tanto di inquinamento determinato dai trasporti, inquinamento atmosferico e inquinamento acustico. Parliamo anche di traffico congestionato e di degrado del territorio. Quindi volevo con Giuseppe chiederti di specificare meglio che cosa intendiamo per mobilità sostenibile e quali esigenze la mobilità sostenibile consente di soddisfare. Intanto grazie per il vostro invito, mi fa sempre molto piacere partecipare a questo tipo di incontri perché credo che aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini su questi problemi sia fondamentale. Non parliamo di temi
tecnici o tecnologici da affidare solo agli esperti, ma temi che hanno bisogno di un forte coinvolgimento di tutti i cittadini. Il tema della mobilità sostenibile ovviamente nasce come una delle principali sfide dello sviluppo sostenibile, quindi già negli anni 70 con molti studi sui limiti della crescita, oppure arrivare nei giorni nostri al 2015 con Agenda 2030 delle Nazioni Unite o con il Green Deal europeo del 2019, sono tutti grandi programmi internazionali in cui uno dei temi fondamentali è la mobilità sostenibile. La mobilità si può dire sostenibile quando riesce a soddisfare le esigenze di accessibilità delle persone e delle merci in modo sicuro, compatibile con la salute umana, con la protezione degli ecosistemi, con anche una equità tra le generazioni, cioè deve funzionare in un modo efficiente, ma soprattutto non deve discriminare tra le diverse categorie sociali, deve offrire a tutti molte opzioni di trasporto, deve sostenere ovviamente la competitività economica delle imprese e allo stesso tempo non deve utilizzare le risorse al di sopra del loro tasso di rigenerazione. Quindi, come vedete in queste poche battute, i temi della mobilità sostenibile coprono diversi obiettivi di natura sociale, economica, ambientale e soprattutto di equità tra le varie generazioni. Infatti, dà la possibilità e la libertà alle persone di spostamento, di intrecciare delle relazioni e la possibilità appunto di potersi muovere per lavoro o per altri fini. Però ecco, ci puoi fornire, ecco, abbiamo all'inizio detto che oggi ci sono i livelli di inquinamento acustico e atmosferico sono cresciuti in maniera importante, così come il degrado del territorio stesso assume delle dimensioni elevate. Ecco, volevo sapere, ci puoi dare alcuni dati, cioè solo per capire un po' attraverso dei dati qual è la portata di questo fenomeno, quali sono gli impatti che oggi ci troviamo a dover affrontare? Diciamo, oggi il modello di mobilità, soprattutto nelle nostre città, largamente dipendente dall'uso dell'automobile, determina numerosissimi impatti e anche diseconomie. Accennavi alla congestione. Una stima prudenziale dice che noi bruciamo con la congestione tra l'1 e il 2% del PIL. Facciamo l'esempio di Roma, una città dove la congestione media è del 38%. Si intende con questo valore che facendo la media del traffico di tutti i giorni dell'anno e di tutte le ore del giorno, in media ogni cittadino impiega il 38% in più di tempo di quello che avrebbe impiegato se avesse percorso queste strade a vuoto. Parliamo a Roma di circa 170 ore all'anno che ogni cittadino brucia, sono più di un mese di lavoro che viene bruciato per eccesso di traffico. La media italiana è intorno alle 40-50 ore. L'inquinamento atmosferico causa in Italia ogni anno più di 80.000 morti premature. Questo è un dato che non moltissime persone conoscono. Uno studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente di qualche anno fa, su base europea parliamo di 500.000 morti premature. Poi abbiamo il problema dell'energia. La mobilità consuma un terzo di tutta l'energia che noi consumiamo su scala planetaria e il 90% di questa energia proviene dal petrolio. Sappiamo quali sono i problemi di natura geopolitica di un eccessivo consumo del petrolio, ma anche la produzione ovviamente di gas serra che vengono fuori dall'uso di combustibili fossili. I trasporti producono circa un quarto dei gas climalteranti, quindi un quarto di tutto il problema del cambiamento climatico risiede nella nostra mobilità. Poi paghiamo un pesante debito in termini di vittime della strada, circa 27.000 persone in Europa perdono la vita ogni anno, 3.000 in Italia. E poi ci sono anche forme, diciamo, più subdole di impatto, che sono quella dell'esclusione sociale. Quando una città dipende per la sua accessibilità fondamentalmente solo dall'automobile, ci sono intere categorie, bambini, disabili, persone a basso reddito, persone che non possiedono l'automobile, che di fatto si trovano escluse dalla vita della città, da ogni possibilità di partecipare. Quindi, e poi c'è anche una inefficienza spaziale delle automobili. Ogni automobile occupa 10 metri quadri, ma ha bisogno di 10 metri quadri sotto casa in ogni posto dove ha bisogno di parcheggiare. Quindi occupa gli spazi della socialità perché riempiono le piazze, le strade e determinano quelle condizioni di degrado e di scarsa vivibilità a cui tu facevi riferimento. Quindi, certo,
E anche, diciamo che forse anche sotto questo punto di vista, quando parlavi delle categorie un po' disagiate, in Italia siamo forse, non so, un po' più indietro anche rispetto agli altri paesi dove sono state prese delle misure sicuramente a favore di questi aspetti qui. Sì, assolutamente. Noi abbiamo il triste primato di avere il più alto tasso di motorizzazione di tutta l'Europa. Se si escludono paesi piccoli come Lussemburgo e Malta, poi l'Italia è ai primissimi posti. E naturalmente questo penalizza molto le categorie più svantaggiate. Ci sono, per esempio, regioni come la mia, la Sicilia, che ha degli strani dati statistici, perché siamo la regione con il più alto numero di famiglie che non possiedono un'automobile e il più alto numero di famiglie che hanno più di due automobili. Ecco, le scarse condizioni economiche fanno sì che molti non hanno l'automobile, dall'altra parte le scarse prestazioni dei sistemi di trasporto pubblico fanno sì che chi può permetterselo è costretto ad avere molte automobili per compensare una scarsa mobilità pubblica. Quindi diciamo... ma comunque l'Italia rappresenta da questo punto di vista un esempio piuttosto negativo. Ecco, c'è uno spread in termini di dotazione di chilometri di metropolitane, di tram, di piste ciclabili che ci vedono veramente svantaggiati rispetto alle altre città d'Europa. Sì, sicuramente siamo molto più indietro, ma basta andare un po' fuori dall'Italia e andare in paesi come in paesi non solo quelli del nord Europa, ma anche nella Germania, nella Francia, sicuramente avvertiamo immediatamente questa differenza, questa sperequazione, insomma. Sì, anche i paesi mediterranei cominciano a superarci, come la Spagna e anche altri ancora. Sì, questo è assolutamente vero. Infatti, hai ben spiegato quelli che sono gli impatti negativi che ha la mobilità dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della qualità della vita, dal punto di vista energetico, ma quale può essere un modello di mobilità che possa massimizzare l'efficienza, l'intelligenza, la rapidità nei trasporti e allo stesso momento ridurre appunto questi impatti negativi che la mobilità ha? Innanzitutto bisogna dire che quella della mobilità sostenibile è una sfida che va vinta nelle città, perché è lì che esauriamo, diciamo, circa tre quarti di tutte le nostre esigenze di spostamento. Le città occupano solo il 2% della superficie terrestre, ma ci vive più del 60% della popolazione. E lì si produce il 75% degli spostamenti, dei gas serra e dell'inquinamento. Quindi, per fare una battuta, se c'è una cosa da fare per ottenere la mobilità sostenibile è non pensare che ci sia una sola cosa da fare, ma in realtà ci vuole un insieme di interventi coordinati, organizzati in piani della mobilità che devono avere un respiro strategico con una visione che va almeno ai 10-15 anni, ma con dei piani poi anche tattici per ottimizzare l'esistente e attuare le misure previste. Se comunque, contraddicendo quello che ti ho appena detto, no? Che non c'è una sola cosa da fare, dovessi dire con uno slogan cosa bisogna fare, bisogna sostanzialmente ridurre il numero di spostamenti di breve distanza effettuati con auto inquinanti di grosse dimensioni con un solo passeggero a bordo. Questa macro strategia si può declinare in tre strategie che sono, sotto forma quasi di slogan, ridurre il numero di spostamenti non necessari alla loro distanza, cambiare i comportamenti delle persone in termini di mobilità privilegiando l'uso dei trasporti, dei modi di trasporto a basso impatto come la mobilità ciclopedonale e il trasporto pubblico, e poi puntare sulla tecnologia per migliorare l'efficienza dei veicoli e anche la qualità delle fonti energetiche. Queste tre strategie poi si articolano con diversi strumenti che sono a disposizione di chi fa pianificazione dei trasporti. La pianificazione, appunto, in senso stretto, per esempio favorendo diciamo una concentrazione delle funzioni urbane attorno ai nodi del trasporto pubblico, perché questo garantisce che entro brevi distanze le persone possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno, oppure comunque a piedi o in bicicletta facilmente raggiungono un nodo del trasporto pubblico, una stazione della metro o di un autobus ad alte prestazioni e possono andare a distanze maggiori. Poi naturalmente ci sono tutti gli strumenti della regolazione, della limitazione del traffico, dalle aree diciamo a bassa emissione alle aree dove si limita la velocità come le zone 30 o dove si limitano alcune categorie di traffico. E
però forse più efficienti ancora sono gli strumenti basati un po' sull'economia, cioè quando utilizziamo disincentivi economici per ridurre l'uso dell'auto, per esempio un'adeguata tariffazione della sosta o addirittura delle tariffe di accesso alla città o delle sovrattasse sul consumo dei carburanti, e invece forme di incentivo ovviamente all'uso del trasporto pubblico, alla mobilità attiva. Per esempio, proprio in questi giorni, mi pare il 3 novembre, c'è stato il famoso Click Day con l'erogazione dei bonus mobilità. In 24 ore sono volati 200 milioni di euro in bonus per acquisti di biciclette, scooter. Dico, io stesso sono riuscito e stamattina ho comprato una bella bicicletta elettrica utilizzando questo bonus. Poi naturalmente c'è da puntare sull'innovazione tecnologica, l'elettrificazione che è un grande asset della mobilità, ma anche l'informatica applicata ai trasporti, cioè l'infomobilità, e le nuove piattaforme tecnologiche che consentono una facile condivisione di veicoli che non sono più di proprietà, e anche l'utilizzo del cosiddetto trasporto a domanda, cioè dei sistemi di trasporto flessibili che non percorrono percorsi fissi, ma che vengono attivati nei loro spostamenti dalle richieste degli utenti. E poi, ovviamente, da un punto di vista un po' più di governance, è importantissimo coinvolgere i cittadini e gli stakeholder nei processi decisionali, in tutte le fasi della pianificazione, nell'attuazione delle misure e anche il loro monitoraggio, scusate, perché piuttosto che puntare, come si faceva in passato, a soluzioni ottime dal punto di vista strettamente tecnico, ma poi non condivise dai cittadini, conviene coinvolgere i cittadini, accontentarsi anche di misure un po' meno che ottime, che però rendono robuste poi l'attuazione delle misure e il loro mantenimento nel tempo. Come mostrate qua in questa slide, sì, bisogna decisamente ribaltare le priorità, come vedete con questa piramide rovesciata, dando il primo posto ai pedoni, ai ciclisti, alle persone sostanzialmente, trasporto pubblico e poi infine alle auto private, che comunque avranno sempre un loro ruolo anche nel futuro. Sicuramente è una grandissima sfida, anche perché tu hai toccato temi di micromobilità, quindi significa utilizzo di biciclette, di avere quindi anche delle strutture adeguate, fare degli investimenti adeguati nelle città, soprattutto con delle piste ciclabili, quindi per dare spazio alla micromobilità. Hai parlato appunto di tecnologia, quindi anche la tecnologia rivestirà un ruolo fondamentale nel prossimo futuro, proprio per armonizzare il sistema dei trasporti. Hai parlato anche di intervento dei cittadini nei processi decisionali. Ecco, sono tre aspetti cardini, diciamo, del cambiamento. E soprattutto l'ultimo, ecco, quello mi colpisce molto il fatto che i cittadini nei processi decisionali, questo è un aspetto fondamentale, perché molto spesso in queste tematiche i cittadini subiscono più che essere parte proattiva del cambiamento. È un bel processo di innovazione che sicuramente dobbiamo, penso, avviare da subito. Bisogna vedere quanto diciamo i nostri governanti, le nostre istituzioni sono pronte e disponibili a fare questo grosso cambiamento. Guarda, su questo devo dirti che c'è un grosso strumento importante per noi che ci occupiamo di pianificazione dei trasporti. Dal 2017 il governo ha fatto delle linee guida per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, e un punto qualificante di queste linee guida, che è legge, è un decreto legge, è proprio la partecipazione. Non è definito in modo chiaro come debba avvenire, però è ben chiaro che già nella definizione degli obiettivi del piano i cittadini e gli stakeholder devono essere coinvolti. Assolutamente. E poi devono essere coinvolti in tutto il processo. Quindi già il fatto stesso che adesso delle leggi lo prevedano è un grosso passo. L'importante è che poi non diventi un adempimento formale burocratico, ma che invece diventi una pratica effettiva. Perché il settore, questo della mobilità, dove si tocca veramente con molta intensità la vita di tutti i giorni dei cittadini, e se non vengono resi consapevoli delle motivazioni delle scelte, si rischia di fare buchi nell'acqua. Sì, anche perché sul territorio ci sono grandissime competenze, tantissime associazioni appunto che seguono questi aspetti qua con una larga e ampia competenza, che possono dare sicuramente un grosso supporto allo sviluppo di nuove e di nuove istanze in merito alla mobilità sostenibile. Assolutamente, sono diciamo il trade union tra
chi prende le decisioni e i cittadini, l'associazionismo ha un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Assolutamente. Ecco, abbiamo parlato di quelle, hai parlato di quelle che sono poi le possibili scenari, gli strumenti che si possono mettere in atto per andare a risolvere i problemi attuali e contemporanei della mobilità. Ma nelle altre città europee, negli altri paesi europei, nelle grandi città, nel concreto, ci sono degli esempi validi che possono essere applicati pure qua? Come si sono mossi, diciamo, gli altri? Diciamo, la trasferibilità da una città all'altra è sempre un'operazione da fare con attenzione, però devo dire che proprio in Europa abbiamo delle città virtuose, degli esempi che è possibile seguire, al contrario di quanto succede negli Stati Uniti. Ecco, da questo punto di vista devo dire negli Stati Uniti non abbiamo nulla da copiare. Facciamo un esempio, due città, per esempio Atlanta e Barcellona, hanno più o meno lo stesso numero di abitanti, però nella prima Atlanta ogni cittadino produce ogni anno per i suoi spostamenti 7 tonnellate di CO2, mentre a Barcellona esattamente un decimo. Qual è, diciamo, il segreto delle città europee rispetto a quelle americane? Le nostre città sono dense, sono compatte e sono con un uso misto degli spazi urbani, quindi favoriscono naturalmente la mobilità attiva, cioè quella ciclabile, pedonale, il trasporto pubblico. Capisco che oggi parlare di città concentrate, dense e compatte, mentre siamo in un periodo di Covid, può sembrare, però ecco, dal punto di vista della mobilità è stata un grande asset. Comunque, molte città si sono distinte per politiche molto coraggiose. Per esempio, Barcellona da molti anni sta rivoluzionando la forma dei suoi quartieri, costruendo dei cosiddetti superblocchi, loro lo chiamano supermanzana, per cui sono 9 blocchi nei quali la circolazione delle automobili è consentita solo nel perimetro del blocco grande, mentre all'interno, forse in questa immagine riuscite a vederlo un pochino, nella parte verde invece c'è una priorità totale per la mobilità pubblica e attiva. Poi, diciamo, Helsinki ha sviluppato recentemente un concetto innovativo che si chiama Mobility as a Service, lo sentirete dire anche nella vostra città a Torino, che in campo nazionale è quella che si sta distinguendo più delle altre su questo concetto. L'idea è che un cittadino con un'applicazione, con smartphone, con un solo click, compra un intero spostamento da porta a porta, che poi lo spostamento in realtà è costituito da una catena multimodale con molti modi di trasporto, per esempio una bicicletta in bike sharing, un bus on demand, la metropolitana, lo scooter, però lui vede tutto come se fosse un'unica operazione, un unico pagamento. È ovvio che dietro ci sono algoritmi molto potenti che coordinano l'integrazione di tutti questi sistemi di trasporto. Parigi invece sta lavorando a un'idea di una città, di quartieri dove tutta la vita possa essere risolta nello spazio di 15 minuti. Quando pensiamo a Parigi pensiamo chiaramente alla sua grande rete metropolitana, al fatto che si può andare da un punto all'altro della città molto rapidamente, però invece loro adesso stanno puntando a un'idea che su ogni quartiere, su ogni strada ci deve essere una pista ciclabile, gli edifici dei quartieri devono avere molte funzioni e non un uso esclusivo, che ci siano uffici di co-working in tutti i quartieri e che tutto ciò di cui una persona ha bisogno nella maggior parte dei casi possa essere fatto a piedi o in bici entro 15 minuti. Quindi, diciamo, una rivoluzione nell'uso dello spazio più che dei modi di trasporto. Poi c'è Oslo, che è la città che vorrebbe liberarsi del tutto dell'automobile. In questo momento è una piena fase di transizione elettrica. Tra pochi anni tutti i taxi saranno elettrici, anche i numerosi traghetti che lì si spostano da una parte all'altra sono elettrici, e entro il 2028 tutti gli autobus saranno elettrici. La cosa interessante che è successo è che l'anno scorso per la prima volta non si è registrato in tutto l'anno nessun pedone o ciclista morto. È un successo legato al fatto che hanno aumentato di molto la tariffa della sosta e quindi hanno ridotto il numero di auto che circolano, e hanno ridotto la velocità massima in tutta la città a 30 km orari, poiché il rischio di avere, diciamo, eventi e sinistri letali si è molto, molto ridotto. Londra già da molto tempo, per esempio, ha autorizzato quelle politiche di disincentivo economico a cui facevo riferimento, cioè la cosiddetta congestion charge, in una ampia zona che vedete
in basso a destra del perimetro cittadino, non si entra pagando una tariffa piuttosto elevata, e questo ha delle conseguenze ovviamente sulla riduzione del traffico e quindi anche dell'inquinamento e di tutti gli impatti di cui parlavamo. Anche Milano ha avuto un ottimo successo con l'Ecopass, che è basato non tanto su ridurre la congestione quanto ridurre l'inquinamento, quindi la tariffa che si paga dipende dal livello dallo standard emissivo dei veicoli. Un'altra cosa interessantissima che ha fatto Milano in chiave anti-Covid è questa idea della rete ciclabile di emergenza, che è stata anche seguita in molte altre città. Insomma, potremmo andare avanti anche con altri esempi non europei, le linee BRT in Brasile e altre ancora, però la cosa importante è che poi ogni città deve pensare bene a quali sono le sue vere criticità e scegliere tra tutte le misure quelle che meglio rispondono a risolvere le criticità, gli obiettivi e la visione che ogni città ci si deve dare. Non dobbiamo pensare che esistono sistemi tecnologici facilmente trasferibili da una parte all'altra, ogni città deve costruire il suo modello. Ma ecco, voi come università nei vari paesi collaborate, c'è una relazione, uno scambio di informazioni, delle strategie da adottare, o si lavora un po' per singolo paese? Ma noi ovviamente nelle conferenze internazionali ognuno racconta o aspetti metodologici oppure racconta casi studio più di successo. Però si fa sempre molta attenzione, come ti dicevo, a non immaginare in modo acritico una facile trasferibilità da una parte all'altra. Però devo dire, sulle ricette che sono quelle di cui abbiamo parlato prima, sulle ricette c'è un consenso abbastanza generale, che sono queste le cose da fare. La differenza tra le città che ci riescono e quelle che non ci riescono a volte dipende proprio da un deficit democratico. Ci sono città abituate a coinvolgere i cittadini, a parlare, a aumentare la loro consapevolezza, e poi quando prendono delle decisioni vanno avanti per decenni indipendentemente dal colore politico dell'amministrazione che li governa. Io 15 anni fa sono stato a Graz, una piccola città dell'Austria. Mi impressionò molto perché era una città circondata da montagne, il livello di inquinamento 30 anni fa era enorme. Loro hanno deciso ogni anno di ridurre la velocità e di ridurre le auto in sosta con una percentuale fissa. Ogni anno una percentuale fissa di estensione della rete diventava una strada a 30 km orari. Adesso l'80% delle loro strade sono 30 km orari, e questa politica non è cambiata nel corso di 20 anni, indipendentemente dai sindaci che ci sono. Al di là appunto delle... La stessa cosa è successa a Milano, devo dire, è successa a Londra. Ecco, le politiche della mobilità vanno mantenute fisse per almeno un ventennio. Copenaghen, che noi dipingiamo tutti come una città ideale dal punto di vista della mobilità ciclistica, 30 anni fa era una città invivibile con livelli di congestione enormi, però hanno cambiato politica e l'hanno fatto in modo costante per lungo tempo. Quindi i risultati si ottengono nel lungo periodo, ci vogliono piani strategici di almeno 10-15 anni. Questa anche è Amsterdam, la lezione, no? Che vale in tutta Europa. Anche Amsterdam è un'altra città che appunto ha iniziato tantissimi anni fa. Esatto. Questa politica è chiaramente oggi le piste ciclabili, l'utilizzo della bicicletta è una parte preponderante della mobilità della città. Allora, andiamo un po' ai giorni nostri, no, Giuseppe? Noi stiamo vivendo purtroppo questo periodo che non è dei più felici. Abbiamo avuto in primavera, quindi da marzo in poi, il periodo del lockdown, quindi siamo rimasti a casa, e ora, bene o male, ci ritroviamo quasi nella stessa situazione di prima. Poi il lockdown sicuramente, quindi... Tutta questa, il periodo del lockdown sicuramente determina una necessità di cambiamento anche nella mobilità stessa, vuoi per il distanziamento, vuoi appunto per altre motivazioni.
Quindi se questo lockdown da una parte, il periodo del lockdown da una parte ha in qualche modo aiutato un po', ecco, la parte positiva di tutta la negatività, un po' la riduzione appunto dell'inquinamento nei tre mesi, due mesi in cui quasi tutte le città erano chiuse, dall'altro ha anche incentivato l'utilizzo della micromobilità, e questo è stato un elemento sicuramente importante, però dall'altro la necessità del distanziamento ha determinato l'utilizzo della vettura di proprietà, quindi un incremento, perché molte persone preferiscono utilizzare la propria utilitaria anziché utilizzare i trasporti proprio per il rischio per il rischio di contagio, quindi diminuendo anche il car sharing, che stava invece era un fenomeno che era in forte ascesa. Quindi quello che ci troviamo di fronte è sicuramente a uno scenario nuovo, assolutamente imprevedibile, è uno scenario indubbiamente in evoluzione. Allora quello che voglio chiederti è se pensi che questo sistema di mobilità dovrà nel breve periodo subire dei necessari interventi, ma proprio parlo nel breve periodo, proprio a seguito di questa situazione, di questo quadro in cui viviamo, e chiaramente se noi ci muoveremo, saremo costretti a muoverci in maniera diversa rispetto a prima. E infine volevo anche sapere, scusami se ti faccio tre domande, ma quale contributo in questo contesto possono dare il miglioramento della mobilità pedonale e ciclistica e un uso, diciamo, più intelligente del sistema dei trasporti? Forse puoi rispondere a una delle mie domande. No, facciamo, come detto, la cuffia come nei quiz. Sì, sì. Effettivamente, diciamo, la relazione tra mobilità e Covid è fortissima. A parte, diciamo, il trasporto aereo, che è quello che ci ha portato rapidamente, che ha diffuso rapidamente in tutto il mondo il contagio. Forse c'era una slide che forse può aiutarci a capire questo aspetto. Ecco, guardate voi, sulla sinistra, tra la fine di febbraio e l'inizio di maggio, vedete la curva che tutti ci siamo abituati a vedere dei contagi, e dall'altra parte vedete nello stesso periodo la riduzione di mobilità che si è avuta rispetto allo 0%, diciamo, che era la quota normale di mobilità. Quelle curve che vanno verso il basso indicano di quanto si è ridotta la mobilità per vari motivi, e parallelamente a questa riduzione della mobilità siamo riusciti a piegare quella curva. Però, come dicevi tu, se guardiamo la slide successiva, l'effetto anche indotto di questa riduzione di mobilità è stato quello di farci capire, ecco, in modo chiaro qual era il contributo della mobilità all'inquinamento. Perché sulla sinistra vedete le concentrazioni di ossido di azoto nel periodo marzo-aprile 2019, e a destra vedete il periodo marzo-aprile 2020. Tra l'altro, riuscirete anche a identificare che le aree maggiormente colpite dal Covid sono le stesse aree dove l'inquinamento è più alto, no? Se guardiamo soprattutto il nord Italia. Quindi effettivamente la mobilità, diciamo insostenibile nel senso di cui abbiamo detto oggi, ha aumentato fortissimamente la vulnerabilità delle persone al Covid, perché abbiamo tante persone che si ammalano di Covid che sono positive al Covid e che non hanno alcun problema, molte persone invece che sono più vulnerabili e hanno grossi problemi. Ma questo si è dimostrato, per esempio, in uno studio recente, che ogni aumento di un microgrammo di polveri sottili nella concentrazione di polveri sottili produce un aumento della probabilità di morte dell'8%. Ogni microgrammo. I microgrammi di cui parliamo sono dell'ordine dei 25-30 microgrammi per parte. Quindi pensare che il problema del Covid noi lo risolviamo rintanandoci nelle nostre automobili perché ci sembrano più sicure, secondo me è un rimedio peggiore del male. D'altra parte è anche vero che il trasporto pubblico, che nelle grandi città, soprattutto nelle grandi metropoli, ormai è fondamentale. Cioè, è impossibile immaginare una città come Milano, come Torino, senza trasporto pubblico, non può funzionare. Però il trasporto pubblico è efficiente quando appunto ha elevati fattori di carico, e quindi siamo
abbiamo il problema del distanziamento. Nello stesso tempo è inimmaginabile adeguare la capacità di trasporto a queste regole di distanziamento, perché i tempi sono lunghi per approvvigionarsi di nuovi mezzi o di nuovo personale. Ma come vedete qui, sì, la percezione delle persone intervistate, per loro il trasporto pubblico in una scala che va da 1 a 5 vale 1,8, mentre il veicolo privato va a 4,4. Quindi cosa bisogna fare? Ma secondo me bisogna naturalmente puntare molto su una stabilizzazione del lavoro a distanza, che si è dimostrato essere straordinariamente efficace in molti casi. E poi bisogna pensare a una riorganizzazione delle nostre città in termini di tempi e di orari. Se guardiamo, mi pare che nella slide successiva c'è una singolare analogia, no? Se guardate a sinistra, quelle due curve sono la curva del picco epidemico a cui abbiamo assistito, è quello che ci dicevano tutti i medici: dobbiamo appiattire la curva. Se voi guardate la curva in basso, di fatto le due aree della curva sono identiche, quindi significa che il numero di persone che hanno contratto il virus, che sono positivi, sono le stesse, però abbiamo ridotto il picco, quello che mette in sovrasaturazione i sistemi sanitari. La stessa cosa deve avvenire nel traffico, dobbiamo abbassare i picchi. L'immagine a destra mostra un tipico andamento del traffico con le due ore di punta, quella curva blu indica che in qualche modo dobbiamo cercare di appiattire questa curva, e lo possiamo fare per esempio appunto con il telelavoro, con il lavoro a distanza, con il co-working. Oppure dobbiamo fare trasformando gli spazi della nostra città, aumentare gli spazi della nostra città appunto come dicevi tu per la mobilità pedonale e ciclistica. Guardate che una corsia di biciclette trasporta fino a 8 volte il numero di persone che sono trasportate da una corsia di automobili. Quindi in questo schema vedete che l'automobile sì, ci garantisce un distanziamento fisico, ma consuma troppo spazio. Il trasporto pubblico non consuma spazio, ma non ci garantisce il distanziamento fisico. La mobilità pedonale e la bicicletta riesce a fare l'uno e l'altro, ovviamente anche la micromobilità. Da questo punto di vista, appunto, quelle reti ciclabili di emergenza di cui dicevo sono state sviluppate a Milano, effettivamente anche con delle linee guida pratiche per trasferire in altre città, sono una cosa interessante. Cioè, le nostre città devono diventare molto flessibili, negli orari di apertura dei negozi, di apertura degli uffici. Bisogna consentire alle persone di poter entrare o uscire dal posto di lavoro anziché in orari concentrati, in orari molto distribuiti nel corso della giornata. Bisogna avere molti posti dove si può lavorare con il co-working. E bisogna anche puntare su sistemi di trasporto pubblico anziché rigidi, tipo flessibile. E anche il tema dello sharing, no? In cui uno dice: ma come faccio a condividere un veicolo, non so chi c'è stato. In realtà, quando si usa un veicolo condiviso, si utilizza un'applicazione. La comunità che utilizza quel veicolo è una comunità conosciuta, che può decidere di farsi tracciare e di fare una piccola comunità come avessero Immuni, no? Dove ognuno può diciamo accetta di comunicare nel caso in cui è positivo o non è positivo. Poi questi veicoli possono essere puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo, quindi anche i servizi di sharing potrebbero continuare a convivere. Il trasporto ovviamente deve aumentare moltissimo i sistemi di sicurezza, i sistemi di ventilazione, i sistemi di sanificazione, l'addestramento del personale, ma il trasporto pubblico può continuare a funzionare anche nei periodi di Covid. Quindi diciamo, come sempre accade, è solo un insieme di misure che può risolvere il problema e non una singola azione. È un approccio intermodale. Chiaramente tutto questo è importante, perché comunque è un'opportunità per ripensare veramente al cambiamento, con interventi che diventano poi strutturali, cioè non interventi limitati a un periodo, ma interventi per lungo tempo. Diventano, come dici tu, diventano poi un beneficio permanente, perché appiattire i picchi della domanda è un beneficio permanente, perché noi dobbiamo, cosa succede? Se noi abbiamo un picco di domanda di spostamenti, dobbiamo dimensionare il numero di autobus, la larghezza delle nostre strade, il numero di parcheggi, per quanto, anche se poi mediamente nel corso della giornata non utilizziamo tutti quegli spazi o tutti quegli autobus. Quindi riuscire ad avere un sistema più, si dice ormai con una parola molto di moda, più resiliente, più flessibile, è un beneficio che rimane per sempre, non solo nel periodo Covid. Certo. Ecco,
Prima citavi nei vari esempi europei è venuto fuori un po' quello che è l'aspetto di innovazione tecnologica. E io volevo chiederti, dato che siamo ormai in un periodo storico in cui tutti abbiamo un potentissimo mezzo in mano, che è questo smartphone, la mia generazione è praticamente nata col telefono in mano, che poi si è evoluto ed è diventato uno strumento che ha delle possibilità, delle potenzialità anche in questo ambito incredibili. Io volevo chiederti quale può essere il ruolo effettivo della tecnologia nell'ambito dei trasporti e della mobilità. Guarda, in effetti lo smartphone cosa consente? Consente a un operatore che volesse fornire un servizio di trasporto di posizionare perfettamente la posizione dei suoi potenziali viaggiatori. Quando tu con un'applicazione, una piattaforma tecnologica indichi la tua destinazione, già si conosce una serie di opzioni. Attraverso il GPS l'operatore può conoscere la posizione dei propri veicoli, li può visualizzare su una mappa e può, con degli algoritmi abbastanza potenti oggi disponibili, prevedere quale veicolo conviene assegnare alla tua richiesta di andare da un punto a un altro, tenendo conto delle richieste che sono già in corso su quello stesso veicolo e sugli altri veicoli. Quindi con algoritmi di tipo cooperativo e collaborativo possiamo inventarci nuove forme di condivisione e di flessibilità del trasporto condiviso, che non devono essere per forza quelle del trasporto pubblico tradizionale, che nelle grandi direttrici delle aree metropolitane continuerà a essere fondamentale, ma nelle aree periferiche, oppure se pensiamo anche, guardate, il 50% della popolazione italiana vive in comuni che sono al di sotto dei 20.000 abitanti, dove il trasporto pubblico non è mai esistito. Quindi queste nuove tecnologie possono consentire di fornire quelli che si chiamano trasporti a domanda, mobility on demand, e che possono tra l'altro anche essere integrate in quel nuovo paradigma che vi dicevo del MaaS, del Mobility as a Service. Torino tra l'altro, vi dicevo, sta iniziando una sperimentazione con un numero ristretto di persone per vedere il funzionamento smart delle nostre città. Naturalmente se parliamo di futuro, comunque l'automobile continuerà ad avere un futuro, soprattutto nel nostro paese. Però l'ideale sarebbe che questa automobile fosse non per forza di proprietà, dovrebbe essere di piccole dimensioni in modo da ridurre i consumi, dovrebbe essere ovviamente elettrica, ma su quello ci stiamo lavorando, deve essere connessa con l'infrastruttura per comunicare con la strada e anche con le piattaforme tecnologiche di cui parlavamo, deve essere condivisa con gli altri utenti, con i servizi di sharing, e naturalmente deve avere anche dei livelli di assistenza alla guida sempre più evoluti, mentre diciamo ci sono molte perplessità anche di natura morale sulla possibilità che ci sia un'ampia diffusione di veicoli completamente autonomi sulle strade della nostra città, come spesso si dice. Quindi sì, la tecnologia avrà un ruolo fondamentale, ma io la metto sempre, diciamo, se vi ricordate all'inizio ho parlato di tre strategie, la metto al terzo posto, cioè al primo posto c'è ridurre il bisogno di spostamenti che non sono strettamente necessari e la loro distanza, cambiare i comportamenti di mobilità, e poi c'è anche la tecnologia. Diciamo, la tecnologia non è di per sé risolutiva se non lavoriamo sul resto. E poi c'è un altro rischio, che spesso la tecnologia affascina molto anche i sindaci delle città e che prendono delle iniziative, si dice technology driven, arriva un grosso operatore, gli promette tutta una serie di interventi smart, ma se non si è maturi per utilizzarli, se non si fanno con la giusta progressione i passi necessari, sentiamo parlare di semafori intelligenti, di sistemi di priorità, di città smart, e poi magari tutto si esaurisce in qualche progetto pilota. Invece bisogna arrivarci con maturità, cercando di pensare sempre alla persona e non alla tecnologia. Giuseppe, mi ha colpito quello che hai detto tu, no? Della mobilità on demand, della possibilità di utilizzare comunque la tecnologia per una mobilità on demand, che chiaramente ridurrebbe indubbiamente l'utilizzo di mezzi privati. Quindi, quello che voglio chiederti, esistono delle realtà nel territorio italiano dove questo aspetto qua è già, non dico maturo, ma comunque in evoluzione?
Nel passato ci sono state degli esperimenti che si chiamavano bus on demand, ma che spesso erano orientati a categorie speciali come i disabili, che avevano delle esigenze particolari, ma erano basati su forme di prenotazione il giorno prima e poi dei percorsi che venivano organizzati il giorno dopo per assecondare le esigenze di queste categorie particolari. Adesso invece le nuove tecnologie a cui facevamo riferimento consentono la prenotazione pochi minuti prima che i servizi abbiano luogo. Naturalmente c'è tutto un mondo legato anche alle condizioni di lavoro. Se pensiamo, oggi si parla di uberizzazione, perché un po' il concetto di Uber, quello che ha reso possibile che ogni cittadino può diventare un guidatore, ogni veicolo può diventare parte di una flotta che organizza i servizi di trasporto. Quindi la cosa fondamentale, come vedete correttamente in queste immagini, è chi deve fare l'integratore di questi servizi a domanda con gli altri servizi. Potrebbe essere che, se diciamo, lasciamo appunto la tecnologia libera di agire senza nessuna forma di regolazione, che via via operatori come Via o come Uber cercheranno di cannibalizzare i servizi di trasporto pubblico, di impossessarsene e di sostituirli. Se invece sono gli operatori di trasporto pubblico, come correttamente sta facendo Torino, a diventare gli attori principali con partnership pubblico e privato per gestire un sistema integrato sia del trasporto pubblico tradizionale sia di tutte le altre mobilità, tutte le altre opzioni di trasporto disponibili, allora questa può essere una sfida veramente interessante, soprattutto Pietro per le aree a domanda debole, per i territori più periferici, per le aree montane, per le zone dove ovviamente non c'è mai stato un servizio di trasporto pubblico decente, perché è impossibile. Ecco, in questa immagine quello che vedete è che sta nascendo tutto un ecosistema, quello che vedete in verde, di possibilità di trasporto, che è intermedio tra l'auto individuale o il taxi e il trasporto pubblico tradizionale, ed è intermedio in termini di flessibilità, ma in termini anche di sostenibilità, di livello di condivisione, anche in termini di costo. Si tratta di anche studiare nuovi modelli di business e accompagnarli con una governance adeguata affinché non diventano, come dicevo, iniziative che cannibalizzano il trasporto pubblico tradizionale, ma diventino invece la cinghia di trasmissione e di integrazione tra i sistemi tradizionali che noi abbiamo sempre conosciuto. Quindi su questo c'è molto, si lavora moltissimo in tutto il mondo su questi servizi a domanda. Sono diciamo, una frontiera della ricerca e della ricerca applicata e della concreta pratica. Bene, Giuseppe, passiamo all'ultima domanda. Il tempo è passato molto, molto rapido. Il tempo è passato, non mi sono reso conto. Gli argomenti sono talmente interessanti e ci toccano così da vicino che è giusto anche approfondirli e analizzarli bene. Volevo farti un'ultima domanda, cioè dire, finora abbiamo parlato un po' di quello che potrebbero fare un po' le istituzioni, quello che potrebbero fare un po' le imprese e anche quello che potrebbero fare i cittadini se venissero e laddove vengono coinvolti come partecipazione. Ecco, mi chiedo, voi come strutture universitarie a livello nazionale, tu sei un rappresentante di un gruppo di lavoro nazionale, ecco, nei confronti di una popolazione così ampia come quella degli studenti, quindi come fusione di questo tipo di cultura, perché poi questi studenti fra pochi anni entreranno nel mondo del lavoro, quindi saranno attori di questa società, ecco, Come state agendo? Cioè, quali sono le vostre attività nei confronti diciamo, di tutto il gruppo del gruppo degli studenti dell'università? Guarda, in effetti da qualche anno c'è un fenomeno interessante, perché le università si sono costituite in una rete, questa rete delle università per lo sviluppo sostenibile, che lavorano e cooperano in questo campo. Sono circa 77 oggi le università che partecipano a questa rete. E naturalmente le università lavorano su diverse dimensioni. Come accennavi tu, la didattica. Noi siamo quelli che forniamo competenze a quelli che saranno i nuovi leader, i nuovi decisori. Naturalmente lavoriamo sul fronte della ricerca, quindi con la messa a punto di nuove soluzioni per queste sfide globali di cui parliamo. E poi noi abbiamo la terza missione, che è quella del trasferimento tecnologico. A noi capita spessissimo di collaborare alla redazione dei piani della mobilità o a singoli progetti con le amministrazioni comunali
o con le città metropolitane. Però, come dicevi tu, noi abbiamo anche una gestione interna. Noi spostiamo ogni giorno 2 milioni di studenti. Ogni università è una piccola città con i suoi luoghi di residenzialità, con i suoi luoghi di svago, di studio, di lavoro. Quindi effettivamente noi spesso gestiamo dei microcosmi che sono simili a quelli delle città. Quindi questa rete si è organizzata con dei gruppi di lavoro che lavorano sui rifiuti, sull'energia, sul cibo, sul bilancio di sostenibilità, e naturalmente c'è anche un gruppo di lavoro sulla mobilità che per la verità è il più antico, è nato prima ancora che nascesse la rete, cioè i mobility manager di cui dicevamo già si sentivano in modo informale. Tutte le aziende che hanno più di 300 dipendenti per legge devono nominare un mobility manager, quindi un tecnico che si deve occupare di facilitare la mobilità dei dipendenti, che immaginate a Torino, voi lo potete immaginare benissimo, quando una grossa fabbrica concentra in pochi minuti un gran numero di persone nello stesso punto che vanno a lavorare, lì nascono i problemi della mobilità. Quindi un manager che riesce a favorire un uso alternativo all'automobile per accedere nei luoghi di lavoro è importantissimo. Quindi questi mobility manager delle università lavorano assieme e qui si scambiano molte, molte buone pratiche. Cosa facciamo sostanzialmente? Lavoriamo molto sul territorio per fare convenzioni con gli operatori di trasporto pubblico per avere tariffe o servizi dedicati per gli studenti. Mi piace qua ricordare la mia università, che si è distinta in campo nazionale e internazionale con un provvedimento notevole. Abbiamo garantito già da 2 anni a 40.000 studenti, che sono tutta la nostra popolazione, il trasporto urbano gratuito su autobus e su metropolitana. Lo studente che si iscrive all'università si muove liberamente in qualunque giorno, in qualunque ora nella nostra città, perché la nostra idea è appunto che la mobilità è un diritto che deve essere incorporato dentro il diritto allo studio, e l'idea è anche che i cittadini che vivono, degli studenti, se vivono bene nella propria città, studiano anche meglio e saranno cittadini migliori. Poi naturalmente stiamo lavorando su questo tema dell'elettrificazione, stiamo mettendo a punto un documento affinché qualunque università voglia dotarsi di impianti di ricarica sa bene come deve fare. Non appena c'è un'università che ha fatto bene una cosa, tutte le altre sono pronte a raccoglierne i frutti. È bello questo fatto perché c'è un misto di competizione e di collaborazione. Da una parte siamo strutture totalmente pubbliche, non dobbiamo competere per un mercato. Dall'altra parte, quando vediamo che ci sono alcuni colleghi di altre università che hanno successo nel loro campo, ci viene voglia di copiarli e quindi nasce una bella competizione. Competizione sana e importante. In questo momento il coordinamento che cambia di ogni 3 anni, il coordinamento di questa rete cambia. In questo momento il coordinamento è del Politecnico di Torino. Quindi siete voi i leader. Facciamo naturalmente anche delle indagini nazionali. Adesso tra breve verrà presentata un'indagine sui comportamenti di mobilità pre-Covid e post-Covid su tutti questi 2 milioni di studenti di cui abbiamo parlato. Quindi cominciamo ad avere una certa visibilità. Siamo stati spesso chiamati a discutere con Rete Ferroviaria Italiana o con l'associazione Astra del trasporto pubblico, col ministero. Cominciamo, diciamo, a essere percepiti come un'unica realtà, cioè le università che si occupano della vita dei propri studenti, e quindi questo ci riempie di orgoglio, devo dire. Ottimo, veramente interessante. Bene, noi abbiamo concluso questa intervista a Giuseppe, che è stato veramente così gentile da concedercela. Vediamo ora, e quindi grazie Giuseppe, grazie anche a te Pietro di aver collaborato alla realizzazione di questa puntata. Noi ci risentiamo, quindi ci rivedremo nella prossima puntata, giorno 26 novembre, con una nuova rubrica, quindi che appunto pista la Blue Wave piemontese, e avremo modo appunto di approfondire appunto questo argomento qua. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Alla prossima. Buona serata, alla prossima.